In queste particolari condizioni di pesca ho avuto modo di testare in ogni modo, in tutte le maniere, il nostro nuovo mulinello, il Cape Carp Absolute VX10000. Un mulinello molto particolare, diciamo uno dei materiali migliori che io abbia mai utilizzato. Questo mulinello è caratterizzato da recupero lento, ovvero un movimento estremamente lento di su e giù della bobina, che permette di bobinare il filo nella maniera migliore. Infatti si potrà notare che il filo rimane molto compatto, che sia treccia o che sia nylon, e praticamente non effettua nessun tipo di spira che possa danneggiarci nel lancio o nella fuoriuscita. Questo ci permette di bobinare una quantità di filo o di treccia maggiore, quindi di raggiungere anche delle distanze notevolissime grazie alla quantità di filo contenuto. Per quanto riguarda invece il lancio, ci agevola molto, perché praticamente la fuoriuscita del filo è molto lineare e quindi, insieme a un movimento classico della canna che sia dolce e lineare, questa fuoriuscita del filo è molto 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 uniforme, e quindi ci permette di essere sia di raggiungere distanze notevoli per quanto riguarda il lancio, ma anche di essere molto precisi. In più, questo mulinello, oltre ad avere una fluidità estrema nel recupero, ha anche la possibilità di avere una leva di combattimento, una frizione, una seconda frizione di combattimento, che si trova nella parte alta della bobina. Questo è il famoso fast drag, che ha praticamente due tipi di regolazione, una micrometrica e una leggermente più importante. La regolazione di queste due, alternata, diciamo così, ci dà la possibilità, prima, di sbloccare completamente la bobina e di poter far fuori uscire il filo al momento in cui il pesce lo tira, e poi, chiudendo quella, si può, attraverso l'utilizzo della micrometrica, effettuare il combattimento come con un qualsiasi mulinello. Questo tipo di frizione è molto importante sia per la tecnica di pesca che facciamo, sia per il momento di un ipotetico recupero dalla barca, dove necessitiamo di movimenti rapidi, e questo sicuramente è un tipo di optional che ci aiuta molto. Vi consiglio assolutamente di provarlo, perché ne rimarrete veramente entusiasti.